century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. Al termine della due giorni di regate, ieri sono state stilate le classifiche finali della seconda edizione di Licata Sailing Week. La competizione aveva preso il via sabato pomeriggio con condizioni perfette per regatare. Siamo a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto di Licata 860 per riprendere quelle che sono le ultime fasi della regata svoltasi oggi qui a Licata per Licata Vele e Sapori. Le ultime imbarcazioni stanno per fare rientro al porto turistico Marina di Cala del Sole. Seguiamo quindi questi ultimi momenti della regata di oggi. Le gare hanno prodotto i seguenti risultati. Nella categoria deriva il podio è stato composto da Emanuele Salafia terzo, Luciano Di Marco secondo e Pepe Fornici primo. Nella mini altura a trionfare è stato Capitan Max, che ha preceduto Mitsuri, ed Extra One Junior. Nel diporto vele bianche ad imporsi è stata la licatese Bonito, guidata da Enrico Bona, che ha superato Capriccio e Azzurra. Nel diporto affermazione per Annega 2, piazza d'onore per Magica Dea e gradino più basso del podio per Cuore d'Aliante. E arriviamo alla Gran Crociera, dove il successo è stato appannaggio di Sonica, che ha prevalso su Alta Marea e Altair, imbarcazione arrivata niente di meno che da Milazzo. Combattutissima è stata invece la sfida nella categoria crociera regata. A spuntarla è stata la grande esperienza di Pepe Fornici e della sua sagola Biotrading, dopo una lotta all'ultimo secondo con Ure Shipping. Più staccato al terzo posto, Extra One, che trionfò l'anno passato nell'edizione inaugurale della manifestazione. Infine il Monte Economo Challenge, che raggruppava tutte le discipline. Nella mini altura si è imposto Capitan Max, nel diporto Vele Bianche Bonito, nel diporto Allegra 2, nella Gran Crociera Farfalla e nella Crociera Regata Sagola Biotrading. Sono stati assegnati anche i primi generali. Il primo posto nel tempo reale del Monte Economo Challenge è stato portato a casa da Extra One, mentre il miglior tempo compensato, che garantiva la vittoria dell'ambito trofeo Fratelli della Costa, è stato centrato ancora da Sagola Biotrading. No friends, got no lover, but what it's worth.